Volete stupire tutti e preparare per antipasto qualcosa di goloso e sfizioso? Allora siete nel video giusto! Con solo 3 ingredienti oggi prepareremo delle deliziose zeppoline di pasta cresciuta. Sigla! Lettori e lettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Oggi prepareremo delle frittelle fritte incredibilmente soffici che faranno gola proprio a tutti. Le zeppoline di pasta cresciuta sono un evergreen della cucina tipica napoletana, una ricetta estremamente semplice ed economica. Scopriamo insieme cosa vi servirà. Avremo bisogno solo di farina, acqua tiepida e lievito di birra. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale. In una ciotola sciogliete il lievito nell'acqua tiepida. Aggiungete poi la farina e sbattete energicamente. Per ultimo, unite il sale e continuate a mescolare. Dovrete ottenere un impasto fluido ma privo di grumi. A questo punto copritelo con un canovaccio e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Ora non dovete fare altro che mettere una pentola sul fuoco con dell'olio per friggere. Quando sarà ben caldo, con l'aiuto di un cucchiaio bagnato, prendete l'impasto e tuffatelo nell'olio bollente. Basteranno pochi minuti e le zeppoline saranno pronte. Se volete potete sbizzarrirvi con il gusto, io ho preparato la variante con il basilico. E le nostre frittelle sono pronte, così in pochi minuti avrete un antipasto davvero sfizioso.